Una volta c'era un dio un po' diverso dagli altri, il dio della panza piena. Conosciuto come Bacchino, amava trascorrere le giornate a banchettare e a festeggiare in allegria. Il suo segreto? Un appetito insaziabile per cibi deliziosi e vino prelibato. Era noto per organizzare le feste più stravaganti e per il suo sorriso che abbracciava tutti. Un giorno, mentre si destreggiava tra piatti e calici, Bacchino ricevette una sfida insolita da un'amica, la dea del buon umore. Doveva dimostrare di avere una panza piena ma anche un cuore grande. La sfida consisteva nel condividere i suoi festini con coloro che ne avevano bisogno, portando gioia e nutrimento a chi soffriva la fame. Inizialmente titubante, Bacchino decise di accettare, trasformando le sue feste in banchetti solidali. Presto, la sua tavola si riempì di persone di ogni genere, da umani a creature divine, tutti uniti dal cibo e dalla gioia. Alla fine della sfida, Bacchino non solo sfoggiava una panza piena, ma aveva anche un cuore gonfio di felicità per aver condiviso la sua abbondanza con gli altri. E così il dio della panza piena divenne il dio della generosità, celebrato da tutti per il suo spirito altruista e la sua passione per il cibo.